Vieni qua. Uno degli animali domestici che mi affascina davvero tanto è il gatto, un po' per la sua dolcezza, un po' per la sua forma piccolina perché sembra sempre carino e coccoloso, un po' per la sua curiosità e la sua voglia continua di scoprire anche quando diventa un po' più grande. Molto spesso quando mi capita di confrontarmi con alcuni miei coetanei o con altre persone, di parlare di personaggi famosi o persone che comunque hanno avuto un determinato successo nella vita, mi capita di riscontrare sempre la solita frase, ovvero queste persone hanno avuto una gran fortuna, queste persone hanno una dote innata e noi non ci potremo mai arrivare, o comunque delle scuse che giustificano il loro successo. Io non la vedo proprio così, in quanto reputo che queste persone di un determinato successo, queste persone che comunque nella vita hanno fatto grandi cose, il tutto fosse spinto da molti fattori. Uno di questi fattori principali è appunto la curiosità. Ma cos'è di preciso la curiosità e soprattutto come è possibile svilupparla? Queste sono delle domande che io mi sono posto e che ho trovato delle risposte e oggi voglio appunto condividerle con voi. La curiosità è ciò che caratterizza un genio, ciò che ti permette ad aprire a nuove realtà, che ti permette di vedere cose che nella vita quotidiana non riusciamo a vedere perché magari sono coperte da un velo. Quindi ci vuole una mente più aperta, una mente più curiosa che ti permette di spostare appunto questo velo. La curiosità rende la nostra mente sempre attiva, non ce la fa appassire, ci aiuta a rendere la nostra vita entusiasmante e soprattutto ci fa aprire a nuove possibilità, a nuove idee. Ora vi chiedo di provare a fare un esperimento. Andate da una persona negativa, da una persona che ritenete che sia poco curiosa, che crede di sapere tutto, che non è aperto a nuove idee, e qualsiasi idea gli andate a proporre riesce a trovarvi sempre il punto negativo, a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Analizzatelo anche sotto il punto di vista estetico, come è vestito, come si pone nei vostri confronti, come si pone nella vita, e magari analizzate anche ciò che fa nella vita. Ora andate da una persona positiva, da una persona che è aperta a qualsiasi tipo di idea, che vi dà un giudizio obiettivo della cosa, che magari riesce a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Analizzatelo come è vestito, analizzate che cosa fa nella vita ed ora cercate di trovare le differenze tra i due personaggi. La prima differenza, senza voler fare una discriminazione di abito o di altro, questa la farete voi, la lascio fare a voi. La prima cosa che noterete è che la persona che riesce a guardare il bicchiere sempre mezzo pieno riesce ad affrontare la vita sempre con un sorriso e soprattutto vi trasmetterà una grande positività, vi riuscirà a far stare bene, il che già è un passo importante. E da lì si passerà poi a una serie di cose relative alla cura della persona, al lato estetico e tante altre cose che però ve le lascio fare a voi direttamente, sarete voi a giudicarle, perché ovviamente questo è un'analisi più soggettiva, quindi non vado a intaccare questo lato, ma la cosa importante è che voi riuscite a percepire la positività di queste persone, quello che riescono a trasmettervi, ed è importante anche per affrontare quotidianamente la vita tutti i giorni. Ritornando alla curiosità, anche essa può essere sviluppata, la possiamo migliorare facendola ritornare alla nostra tenera età. Sì, perché quando si è piccoli si ha un senso di curiosità molto più sviluppato. Poi ricollegandoci a un video precedente che ho già fatto, ovvero il chiedersi il perché delle cose, vi lascerò il link sotto se vi può interessare il video. Questo è uno dei punti iniziali per poter sviluppare la curiosità, ovvero iniziarsi a fare delle domande in continuo sulle cose e non dare tutto per scontato e quindi andare oltre a ciò che appare davanti ai nostri occhi. Iniziare a pensare positivo e non chiamare noioso qualsiasi scelta che si va a fare, qualsiasi proposta ci venga fatta, sia nella vita quotidiana che nel lavoro. Mantenere la mente aperta ad imparare nuove cose ed accettare magari gli errori e non chiudersi nella vita quotidiana. Non prendere tutto per scontato e trarre subito dei giudizi affrettati, perché a criticare e a giudicare non ci vuole nulla, il problema sta nel farlo in un modo obiettivo, in un modo costruttivo. Ed infine leggere e documentarsi sempre su nuovi argomenti e su nuove faccende, sì, perché la continua ricerca della conoscenza è ciò che non spegne la nostra mente, è ciò che ci rende sempre curiosi, è ciò che ci aiuta a essere migliori per se stessi e soprattutto per gli altri. Vi voglio lasciare con questo video, con un aneddoto finale di Albert Einstein che diceva: io so con assoluta certezza di non possedere un talento, ma so che la mia grande curiosità, l'autocritica e l'ostinata resistenza mi hanno portato alla scoperta delle mie idee. Il consiglio che posso dare oggi è: cerchiamo di essere tutti più curiosi e meno critici. Buona giornata a tutti da Jacopo Riggine.